Ciao a tutti vichinghi e benvenuti in questa nuova lezione di norvegese. Oggi sono qui per insegnarvi i pronomi. È un po' tosta, da capire, però cercherò di essere la più chiara possibile. Il pronome è una parola che può sostituire un nome oppure un altro sostantivo. Esempio, per liker kari, ovvero a per piace kari. Han besøker henne ofte. Kari har kjøpt bil. Den har flott. I pronomi sono divisi in tre diverse forme, cioè subject form, object form e reflexive form. Abbiamo il subject form che è jeg, du, han, hun, den, de. Questo è ental, che sarebbe singolare. Mentre in flertal, che sarebbe plurale, è di, dere, di. Nell'object form è mai, dai, han oppure ham, henne, den, de. Questo era in singolare. In plurale invece diventa os, dere, dem. Il reflexive form è mai, dai, sai. E questo è in singolare. Mentre in plurale diventa os, dere, sai. Io comunque vi lascio qui sotto un link che vi porta alla mia pagina Facebook, però vi fa vedere la tabella dove potete ben vedere i reflexive form, objective form e quant'altro, quindi state tranquilli. Hun e han si usano maggiormente sulle persone. Hun lo usiamo per le ragazze e le donne. Han lo usiamo per i ragazzi e gli uomini. Alcuni usano han e hun anche per i propri animali. Usare han e hun per i propri animali è più personale di den. Accade anche che qualcuno si riferisce alla propria macchina o barca come hun, ma non è il bokmål standard. Sulle cose, fenomeni, più spesso anche sugli animali, usiamo den e de. Usiamo den quando il sostantivo, come il pronome, sta per maschile e femminile. Ed usiamo de quando il sostantivo è neutro. Vi faccio alcuni esempi. Die har en hund. Den heter Aki. En hund è maschile perché c'è en. Vi consiglio tra l'altro di vedere il video dei sostantivi che ho fatto molto tempo addietro e ve lo lascio qui da qualche parte. Hurdan har buka, den har fin. Ei buk è femminile perché c'è ei. Hurdan har huset, det har flott. Et hus è neutro perché c'è et. Sui luoghi usiamo den oppure de. Per le città, fiumi ed isole si usa den. Per i paesi e i mari si usa de. Vi faccio due esempi. Va heter huvudstaden in Latvia? Den heter Riga. Vur ligger Latvia? De ligger mellom Estlanden o Litauen. In plurale diventa di. Un esempio. Vur har barna? De har på skolen. Anche i nomi comuni al plurale sono sostituiti dal pronome di. Un esempio, hvor ligger Maldivene? De ligger utenfor India. Adesso passiamo ai subject form e object form. I nominativi, che sarebbero i subject form, si usa quando il pronome è l'entità nella frase, altrimenti si usano gli accusativi, ovvero l'object form. Un esempio è jeg elsker deg. Jeg tenker på deg hele dagen. Adesso passiamo alla forma riflessiva, che sarebbe il reflexive form. La forma riflessiva la usiamo quando il soggetto e l'oggetto si riferisce alla stessa persona o alle stesse persone. L'azione è diretta verso il soggetto stesso e non ci sono coinvolte altre persone nell'azione o nel dialogo. Esempio: Vi gleder oss til ferien. La forma riflessiva è uguale alla forma accusativa nella prima e seconda persona, mentre la terza persona ha una forma riflessiva propria, ovvero sai. Per esempio, di gleder sai til ferien. Un maggiore aiuto che posso darvi è anche quello di insegnarvi una forma educata, che in norvegese si dice høflig form. Quando parliamo o scriviamo a qualcuno che non conosciamo molto bene, possiamo utilizzare una forma educata invece di usare il tu standard.
Un esempio, Kandihjelpemailit. Questa forma però si usa solo quando si parla con una persona, mentre quando parliamo con diverse persone si usa dere. Bene, per oggi la lezione di norvegese è terminata. Io vi ricordo che in descrizione potete trovare, oltre ai miei social, vari siti dove potete esercitarvi con il norvegese. Vi ricordo anche che nella mia pagina Facebook pubblico sia i verbi in norvegese e sia degli audio in norvegese per imparare meglio la pronuncia. Io vi mando un bacione dalla Norvegia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ha det!